perché indimenticabile ancora sei per me. Anche se i giorni passano, più duri senza te, tutte le cose che farò avranno dentro un po' di te, perché lo so dovunque andrai, in ogni istante resterai indimenticabile. Ma è solo solitudine la nostra libertà, paura insopportabile della felicità. Tutti gli amori che vivrò avranno dentro un po' di te, perché lo so dovunque andrai, in ogni istante resterai indimenticabile. Se il destino è vivere nell'infelicità, vicini e lontanissimi, oltre l'eternità, tutti gli amori che vivrò avranno dentro un po' di te. Perché indimenticabile ancora sei fatto.
per me. Anche se i giorni passano più duri senza te, tutte le cose che farò avranno dentro un po' di te. Perché lo so, dovunque andrai, in ogni istante resterai indimenticabile. Ma è solo solitudine la nostra libertà, paura insopportabile della felicità. Tutti gli amori che vivrò avranno dentro un po' di te. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Vi invito a prendere posto, per favore.
Vi invito a prendere posto, per favore. Vi invito a prendere posto, per favore. Buonasera. Invito i presenti a prendere posto.
Invito i presenti a prendere posto. Consigliere comunale, per favore. Aspettiamo un secondo. Per favore, silenzio. Invito i presenti a prendere posto. Il giallo della terra, il rosso del tuo cuore. Apre, 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 milioni di pensieri per una rete più. Dalla lontana America, dalla Germania fuori, grido di speranza siete voi. Buonasera a tutti, per favore silenzio, diamo inizio ai lavori alle ore 18:38, do la parola alla segretaria generale per l'appello. Grazie Presidente. Do la parola alla segretaria generale alle ore 18:39 per l'appello. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Assisi Francesco, Barberi Antonio, Bosco Gianmichele, presente. Buccoglieri Gregorio, Capellupo Vincenzo, Carpino Alberto, Caviano Egea, Celia Fabio, Cicerella Emanuele, sente, Concolino Lea, Corsi Antonio, Costa Giovanni, sente, Costanzo Manuela, Costanzo Sergio, Donato Valerio, Fiorita Nicola, Ladadio Manuel, sente, Levato Luigi, Lobella Alessandra, Lo Stumbo Rosario, Mancuso Rosario, Palladia Daniela, Parisi Gianni, Polimeni Marco, Procopi Giulia, Riccio Eugenio, Scarpino Francesco, Sergi Danilo, Serò Raffaele, Serraino Tommaso, Talerica Antonello, Veraldi Stefano, Verrengia Anna Chiara,
22 presenti, seduta valida. Grazie segretaria. Buonasera a tutti. Purtroppo il mondo del calcio, come abbiamo visto nei giorni scorsi, è stato colpito da due lutti. Carlo Mazzone, che ha avuto un'esperienza anche con l'US Catanzaro, e Francesco Scorza. Per questo motivo invito l'Aula a procedere con un minuto di silenzio. Grazie. Buonasera a tutti, signor Sindaco, colleghe e colleghi consiglieri, signore e signori della Giunta, illustri ospiti, care concittadini e cari concittadini che seguite la diretta streaming dei nostri lavori, è con viva e sincera emozione che apro questa seduta dell'Assemblea Civica. Un'emozione che immagino sia condivisa da chi siede oggi in quest'Aula, persone legate tra di loro da vincoli profondi di amicizia, stima e strada percorsa insieme negli anni. Tutte persone con un unico denominatore, Massimo Palanca, a cui rivolgo il mio saluto più affettuoso. Era Massimo, il 16 novembre 1986, quando definitivamente scelsi il mio riferimento calcistico. Erano gli anni di Maradona e di Platini, ma qui a Catanzaro avevamo Massimo Palanca. La doppietta a Cosenza per me fu decisiva. Da allora, con orgoglio, la tua presenza fu una costante nella mia vita e nella vita di molti catanzaresi. Allo stesso modo, ricordo dolorosamente il tuo addio al calcio. Andavi in scena a Catanzaro Barletta. Era un addio solo al calcio, ma non a Catanzaro, che per te è sempre stata, come dicevi tu, no? Come Parigi, Roma, New York. Lo hai detto e lo hai fatto. Sarai stato un po' matto, forse, ma questa follia ti ha reso idolo, ti ha reso eterno per questa città. Oggi, come Presidente del Consiglio Comunale, non posso che dirmi onorato e allo stesso tempo emozionato di accoglierti tra i nostri cittadini onorari. Oggi Catanzaro diventa più ricca e questo grazie a te, Massimo. Adesso do la parola al sindaco per la proposta deliberativa. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Anche una città ha bisogno dei suoi ideali, dei suoi presidi, dei suoi punti di riferimento. Anche Catanzaro, la nostra città, ha bisogno di riannodarsi intorno a luoghi, oggetti, persone che sono al tempo stesso icona e iconografia. Contenuto e contenente. Il cavatore è senza dubbio la statua simbolo della città di Catanzaro, forse ancora più del ponte che la cuce e la ricuce.
la lotta è impari dell'uomo con la roccia e con l'acqua, una contesa che sembra non approdare ad alcunché, sino a farsi inutile. Eppure un grande calabrese che è scomparso qualche anno fa, vero maestro, Nuccio Ordine, ci ha insegnato che anche ciò che è apparentemente inutile serba il germe dell'utilità, un seme fecondo e straordinario. Accade nella vita, accade nel lavoro, accade nello sport, accade nel calcio. Quel calcio intorno al quale la comunità catanzarese si è sempre radunata con passione e con entusiasmo. Perché si può cambiare un amore, si può cambiare la direzione, si può finanche cambiare un'idea, ma una cosa non potrà cambiare mai: la tua squadra di calcio. La nostra squadra di calcio è e rimarrà il Catanzaro. Quella che, qualunque sia il campionato in cui gioca, ti fa trattenere il fiato, ti fa imprecare, ti fa gridare come un bambino. Una squadra di calcio qui a Catanzaro non è soltanto una squadra di calcio. Il Catanzaro non è solo una squadra di calcio. Sono le attese, sono i treni di stazioni solitarie, sono gli autogrill in cui si smorzano le emozioni. Il Catanzaro è un regalo che ci siamo fatti senza saperlo. Sono i mille volti della nostra vita, incontrati negli angoli dei bar, in curva prima, ora in tribuna, in fila per fare l'abbonamento. Il Catanzaro è una parte fondamentale della nostra città, un simbolo. È la festa di anime sognanti. La recente promozione in Serie B del Catanzaro è stata una piccola rivoluzione, non solo perché ha ricollocato la nostra città nella dimensione calcistica a lei più consona e familiare, ma soprattutto perché ci ha permesso di riannodare le nostre memorie, farci contaminare, restituirla al tempo che verrà. Qua permettetemi un inciso. Per me è un motivo di orgoglio e di soddisfazione che proprio in questo giorno, in cui noi stiamo per proporre la cittadinanza onoraria a Massimo Palanca, questa amministrazione è riuscita a consegnare, come si era prefisso, lo stadio Ceravolo alla sua città. È stato un miracolo, forse anzi tre miracoli. Non sappiamo se ciò sarà sufficiente per giocare la prima o la seconda o chissà quando, ma certamente noi ci eravamo impegnati a dare lo stadio, mettere lo stadio a norma, ci siamo riusciti ed è un motivo di orgoglio che avvenga proprio oggi, stanotte sono terminati i lavori. E dicevo che la memoria non ha confini, perché ogni memoria è un significato nascosto dietro un gesto, una prodezza, un ricamo del vento, il nostro vento, dietro un paio di baffi. Ogni memoria ha un significato nascosto, come un gol di Palanca dalla bandierina. Ognuno ha il suo simbolo, ognuno si sceglie il suo eroe. E noi oggi siamo qua per dire che noi abbiamo scelto il nostro simbolo e il nostro eroe. Palanca è stato l'eroe di Catanzaro e, se vogliamo, di tutta la Calabria. Perché c'era quando doveva esserci, nelle domeniche felici di una città di provincia, sui muri scrostati di una regione sanguinante, capace però di raccogliersi intorno a una bandierina sostenuta dal vento. Nel sorriso tenue di un sinistro velenoso e vellutato, nei ricordi che sono il modo di raccontare il paese, il passato. Palanca era lì, in tutti gli angoli di una vita, di mille generazioni di catanzaresi. La domenica è stato il suo tempo, il nostro tempo, il tempo dei grandi e dei bambini. Piccolo, mite, apparentemente impalpabile, ma che ci faceva diventare giganti, odiati, temuti, invincibili. Il Catanzaro è stato una fiaba di provincia e Palanca è stato il nostro eroe buono. Mai una parola fuori posto, mai uno screzio, solo uno sguardo, appunto, mite, ma quando sorrideva diventava il nostro re, il nostro guerriero, il nostro angelo custode. Oggi probabilmente non c'è più il suo calcio, l'ho detto in questa intervista. È una frase fatta, ma è così. E soprattutto non c'è più un Massimo Palanca da amare e da consegnare a chi non lo ha conosciuto e non lo ha avuto come eroe nei suoi anni migliori. Orei, piedino, piccolo, grande bomber, Massimo Palanca, semplicemente. I nostri figli non l'hanno visto giocare, eppure lo inneggiano, lo ricordano, lo amano, perché è stato un laboratorio di sogni, perché è stato un paladino delle nostre speranze, perché è stato il rifugio delle nostre debolezze e delle nostre
angosce. Massimo Palanca è stato molto di più di un giocatore di calcio. E per questo oggi proponiamo, per queste ragioni, proponiamo la cittadinanza, di conferire la cittadinanza onoraria a Massimo Palanca con queste motivazioni che rappresentano la delibera che si chiede di approvare al Consiglio Comunale. Dato atto che Massimo Palanca, nato a Loreto il 21 agosto 1953, è il calciatore che più di ogni altro ha rappresentato l'epoca dorata dell'US Catanzaro, divenendone un simbolo indimenticabile in virtù delle sue imprese sui campi di tutta Italia. Ha rivestito per 331 volte la maglia giallorossa del Catanzaro nei cari campionati di A, B e C, segnando 119 reti, di cui 13 direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Caratteristica tecnica che gli ha guadagnato l'appellativo di uno dei migliori piedi sinistri d'Europa. Ha vinto 3 titoli di capocannoniere con la maglia giallorossa, uno di vice capocannoniere in Serie A, conquistando con il Catanzaro 3 promozioni, 2 in A e 1 in B, segnando anche 21 reti nella Coppa Italia. È ancora oggi considerato dai tifosi del Catanzaro il calciatore più importante nella storia della nostra città, al punto di essere ricordato con gli appellativi di Orei e Imperatore della Ovest. Ha sempre mantenuto negli anni un fortissimo legame con la città di Catanzaro, da cui praticamente non si è mai staccato, pur essendo tornato a vivere nelle sue Marche, mantenendo numerose e profonde amicizie. Esprime al più alto livello i valori etici dello sport, avendo sempre improntato la sua attività di calciatore professionista alla correttezza, all'onestà, al rispetto degli avversari e pertanto può essere indicato alle nuove generazioni come ideale modello di dirittura morale. Io a questo punto, prima degli interventi dei consiglieri e della votazione sulla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria, devo ringraziare l'avvocato Foresta che mi ha accompagnato nella stesura di questa relazione, l'avvocato Felice Foresta, e devo, se mi consentite, chiedere al direttore generale del Catanzaro di intervenire per una proposta che penso renda ancora più indimenticabile questa giornata. Direttore Foresti, prego. Allora, un grande onore essere qui. La mia prima intervista a Catanzaro, tutti se la ricorderanno, che sono venuto in una città che pensavo ancora prima di viverla meravigliosa. Oggi, dopo aver vinto, ne sono straconvinto. E nella mia prima intervista dissi che a 10 anni guardavo Palanca che faceva gol dal calcio d'angolo. Perché è un omaggio oggi ricordare per me queste cose, perché vuol dire che un ragazzino di Bergamo di 10 anni, Catanzaro è come qualsiasi altra città. Che Palanca ricordasse Catanzaro a distanza di 50 anni vuol dire che siamo nel giorno giusto, ed è giusto essere qui oggi per fare di questa giornata una giornata storica per Catanzaro. Noi come società ci siamo stati. Io con te, Massimo, ho avuto ottimi rapporti in questi 3 anni, ne sono fiero e felice. E il primo giorno che arrivai a Catanzaro, mi ricordo, dentro gli uffici, era più di 30 anni che avevi smesso di giocare. E disse al presidente: come mai nessuno ha pensato di ritirare la maglia numero 11? Il presidente mi guardò e disse: non ci avevo mai pensato, mi sembra una cosa veramente da fare. Io sono collezionista di maglie da 30 anni. Ho quella di Baresi del Milan, che è stato ritirato il numero 6, ho quella di Maradona del Napoli, ho quella di Maldini. E forse anche per quello mi è venuta in mente questa cosa. Quindi noi ufficialmente lo facciamo oggi, ma è dal 2020 che, almeno da quando sono arrivato io, che nessuno a Catanzaro, in questi 3 anni di calcio giocato, dove io sono direttore generale, mai nessuno ha indossato la maglia numero 11.
e penso che sia il minimo che la società Catanzaro Calcio possa fare, perché stiamo parlando di una situazione per Catanzaro, una giornata storica, e la società per questo ha voluto omaggiare Massimo Palanca di un numero illimitato di maglie, ossia 111 maglie. Non chiedetemi il perché questi numeri, perché ho voluto mettere il numero 11 dappertutto. 111 maglie, tutte numerate, tutte fatte esattamente come era negli anni 70-80. C'è la famosa maglia di lana che quando sudavi ti portavi i pesi sulle spalle. Verrà venduta nei nostri store a 111 euro e soltanto una di queste 111, ossia la numero 011 di 111, verrà messa all'asta e verrà, anche per volontà di Massimo, e verrà data in beneficenza la somma del ricavato all'associazione che Massimo è molto legato. E niente, io volevo presentare questa maglia che si presenta con un cofanetto dorato col viso di Massimo, Palanca 11, il logo del Catanzaro e edizione limitata. Questa è la storica maglia che tutti si ricordano. Massimo, mi puoi raggiungere un attimo per cortesia? Allora, il classico, il famoso numero 11 di stoffa, non c'entra nulla con le maglie di oggi, Massimo. Raffigura il numero 11 con la faccia di Massimo, ma soprattutto io vorrei che tu, se hai gli occhiali, leggessi la tua frase famosa. Non ho bisogno ancora di chiedere. Abbiamo pensato di mettere questa frase sull'etichetta della maglia all'interno della stessa. Insomma. No. L'inizio non è molto. Sono un povero diavolo. Vivo la giornata. Penso all'oggi. Il domani non mi interessa. Io sono in provincia. Io sono lontano 1000 chilometri dai grandi centri, io sono quello che sono e gli anni passano. Ma ho una moglie e un figlio che mi fanno sentire importante. E la sera, quando me ne vado a casa, Catanzaro diventa Parigi, Roma, New York. Sarò un po' matto, ma è così. Qui in parte chiaramente raffigura il numero, questa sarà la maglia numero 11 di 111 che andrà all'asta, abbiamo voluto portare quella appunto perché c'era Massimo. Grazie. Grazie, riprendiamo. Per favore, silenzio. Sono arrivati
presso l'ufficio di presidenza due comunicazioni da parte del consigliere comunale Francesco Scarpino. Mi spiace non poter essere presente in consiglio comunale per problemi di famiglia. Sarebbe stato per me un onore poter partecipare all'assegnazione della cittadinanza onoraria all'unico grande re Massimo Palanca. E da parte del consigliere comunale Alberto Carpino. Buongiorno, con riferimento al consiglio comunale odierno confermo la mia indisponibilità a partecipare per motivi di salute. Sono ancora positivo al Covid e vorrei evitare di causare danni alle persone in una giornata così bella per la nostra città. Auguro a tutti buon lavoro, con la speranza che il conferimento della cittadinanza onoraria a Massimo Palanca sia di buon auspicio per il futuro di Catanzaro. Un concittadino amato senza riserve che ha saputo regalarci gioia, divertimento e felicità, a cui auguro lunga vita e tutte le cose più belle per sé e per la sua famiglia. Procediamo quindi, diamo la parola alla consigliera comunale Alessandra Lobello. Grazie Presidente. Quando Massimo Palanca compiva le sue iconiche gesti in campo, io non ero neanche nata. Non ho potuto vedere quelle prodezze e provare quelle emozioni in diretta, vicino al campo come tanti altri. Mi sono dovuta accontentare di qualche immagine di repertorio, ma come tantissimi altri della mia generazione, il mito di Palanca sopravvive fino ad oggi e dopo questa giornata proseguirà anche in futuro. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé o Del Piero, per tantissimi giovani e giovanissimi catanzaresi, prima di tutti c'è Palanca. La generazione nata negli anni 90 ha quindi come vissuto e vive lo storico numero 11 nella sua altra dimensione, quella da icona a tutto tondo. È questa la testimonianza di quando un campione diventa una leggenda senza tempo per una città. Dire infatti che Massimo Palanca è una leggenda del calcio catanzarese sarebbe la palissiano oltre che un'evidentissima certezza. Parliamo di uno dei comuni denominatori di generazioni di tifosi. Anche in questa assise c'è chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo. Quindi sa molto meglio di me cosa ha significato per le Aquile un calciatore come lui. Del Palanca giocatore ho sentito le storie più belle. Una su tutte, il fatto che fosse uno degli uomini di punta di una delle pochissime squadre del profondo sud che sono riuscite a riscattare regioni intere attraverso le proprie imprese sportive. Ma la cosa più importante è che quel Catanzaro era la Calabria. E Palanca, come i suoi compagni, rappresentavano in pieno il mito di Davide che batte Golia, palla dopo palla, stadio dopo stadio, battito dopo battito. Ricordo quel famoso 1-3 di Roma immortalato nel film di Alberto Sordi, con un grande Palanca in campo e un'altra figura brillante in panchina che in questa circostanza mi fa piacere ricordare, l'immenso Carlo Mazzone, icona di un calcio ormai lontano. Icona di un calcio ormai lontano, fatto di valori veri e di uomini veri. I medesimi valori che con spirito di sacrificio, orgoglio, inventiva e senso della sfida che nessuno, come il nostro re, ha saputo incarnare al meglio, riuscendo in imprese uniche come segnare per ben 13 volte direttamente dal calcio d'angolo. Vedo e leggo in questi giorni tutte le feste che hanno organizzato in città, in provincia, in suo onore. Il calore che ha ricevuto, la gioia con cui viene accolto anno dopo anno in una città che è la sua dalla seconda metà degli anni 70, quindi da molto prima di una giornata, questa, nella quale gli viene giustamente conferita la cittadinanza onoraria o della giornata in cui, qualche anno fa, gli sono state conferite le chiavi della città dalla massima assise civica. Ma l'aspetto che mi ha colpito di più non è il modo in cui Catanzaro celebra un uomo che da calciatore ha scritto la storia del club. È un tipo di riconoscenza che è inevitabile per chi come lui e tutti i suoi compagni di squadra, alcuni qui in sala anche oggi, hanno fatto uscire la nostra città da una dimensione esclusivamente subordinata. Ciò che mi ha colpito di più, dicevo, è la semplicità, l'umiltà,
con cui Palanca riceve ogni volta questa ondata d'affetto. Per me è la dimostrazione di un'umanità che certe volte sembra un po' persa e che lui ci ricorda in ogni intervista, in ogni intervento radiofonico televisivo, nei quali non manca mai di ricordare i suoi compagni di squadra e grandi amici, i tifosi che lo hanno accolto e adottato quando era appena arrivato in città, e la città, che è anche la sua. La sua famosa frase, «Sono un povero diavolo, vivo alla giornata, in provincia, lontano 1000 chilometri dai grandi centri, ma la sera, quando me ne vado a casa, Catanzaro diventa Parigi, Roma, New York, sarò un po' matto, ma è così», fa capire fino in fondo il valore che non solo Palanca ha rappresentato per Catanzaro, ma anche cosa abbia significato questa città, la nostra città, per lui. Palanca per questo è uno di noi, lo è sempre stato e sempre lo sarà. E se da tutta questa storia esiste un insegnamento che tu hai dato a noi catanzaresi e soprattutto a noi giovani, è di guardare la nostra città con lo stesso amore che ogni volta si vede nei tuoi occhi. Per tutto quello che hai fatto e per quello che ancora farai, io dico grazie, Massimè. Grazie, consigliera Lobello. La parola al consigliere Serraino. Grazie, presidente. Vi pongo innanzitutto un caloroso benvenuto in quest'aula a Massimo Palanca, che da oggi è cittadino di questa città. Con lui saluto anche il sindaco e tutte le altre autorità presenti che oggi sono con noi in questo momento così lieto. Di solito si diviene cittadini per nascita. Quando veniamo al mondo, nasciamo in un luogo ben preciso, e questo luogo, attraverso la cittadinanza, stabilisce subito con noi un legame che spesso ci condiziona per tutta la vita. La cittadinanza, infatti, è innanzitutto il nostro appartenere ad una comunità. E questa appartenenza passa attraverso i tantissimi volti e le tantissime storie che la nostra esistenza incrocia sin da quando siamo bambini. Si può diventare membri di una comunità, però, non solo perché in quella comunità siamo nati, ma perché scegliamo quella comunità, anche tempo dopo la nostra nascita, come luogo dove instaurare legami forti e duraturi. C'è poi un terzo modo di divenire cittadini, un modo che non dipende dal nostro essere nati in uno specifico luogo e neanche dal fatto che in quel posto abbiamo scelto di vivere, ma che è frutto di una precisa richiesta degli abitanti di quel luogo, che ci chiamano ad essere uno di loro. E questo può avvenire per tanti motivi, ma fondamentalmente avviene per quello che abbiamo fatto per loro e per come lo abbiamo fatto. Lei, Massimo Palanca, per questa città, per questa nostra città, ha fatto tanto. Fa tanto più di quanto forse ha immaginato. O immagina, e questo conferimento oggi, in occasione del suo 70° compleanno, motivo per il quale le porgo i miei più distinti auguri, è una richiesta di una città intera che la chiama, ancora una volta, ad essere uno di loro, uno di noi. Il Catanzaro, lo vediamo in queste ore febbrili, non è una squadra di calcio, ma uno stato d'animo di una città, e oggi siamo qui per sancire un legame che da parte mia e nostra vuole essere anche un grande ufficiale grazie che la città di Catanzaro le rivolge per quello che ha fatto e il bene che ci ha regalato. Lei ha unito e unisce una città che ha sempre fatto fatica a riconoscersi come comunità unita e indivisa. Questa è la città capoluogo di regione difficilissima, posta mai al centro del Mediterraneo ma sempre a sud d'Europa, dei troppi quartieri e delle tante località, del santo patrono non celebrato da tutte, delle periferie abbandonate. È la città che la politica nel corso del tempo avrebbe dovuto unire. Lei, con la sua classe, il suo modo gentile, il suo essere schivo, ci ha unito e ci ha messo al centro del paese, regalandoci spensieratezza e fiducia. Regalandoci assieme ai suoi compagni sogni ed esempi, personali e collettivi, quelli che vogliono ben dirlo, anche attraverso momenti come questi, noi, in qualità di amministratori della cosa pubblica, siamo impegnati ed obbligati a costruire per i nostri concittadini tutti. Io sono nato nel 1991 e la mia generazione non l'ha vissuta, ma la conosce e la riconosce. Come se ci fosse stata, lei c'era nei racconti di mio padre e di chi non c'è più. Gli aneddoti sulla Serie A al militare, c'eravolo poi, e i suoi gol da calcio d'angolo, la maglia numero 11, rappresentavano una sorta di incredibile iniziazione per noi piccoli tifosi. Lei è il simbolo della città e simbolo di un calcio che non c'è più. Quel calcio che oggi è impresso solo nel ricordo di chi non ha più 30 anni e nelle storie tramandate. Un mondo in bianco e nero con dei rituali sacri,
la raccolta delle figurine Panini, la schedina del Totocalcio, l'ascolto di radio tutto il calcio minuto per minuto e poi la domenica sportiva. Non c'erano moviole, VAR, gli arbitri vestivano di nero, i giocatori passavano da una vita nella stessa squadra e le maglie erano facilmente riconoscibili con i colori classici. La storia di quel calcio è oggi anche la metafora di una società che è radicalmente cambiata, ipertecnologica, frenetica, multietnica, costantemente connessa nei social e ricca. Il denaro ha travolto e stravolto anche il calcio ed in realtà il calcio di oggi è spettacolo e una macchina da soldi, un circo senza bandiere. Beati i tempi in cui il calcio era povero ma bello e le formazioni erano sempre uguali, con 11 titolari e pochissime riserve. Chi ricorda una formazione tipo di oggi? Chi non ricorda Palanca? Noi oggi la ricordiamo, la celebriamo, la ringraziamo e le diamo il benvenuto, da concittadino tra di noi. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Eugenio Riccio. Sì, grazie. Brevissimo intervento di ringraziamento, signor Presidente, signor Sindaco, per ringraziare innanzitutto lei, signor Sindaco, per questa bellissima iniziativa. Qualche tempo fa, quando lei ci disse che aveva in mente di fare questa iniziativa, noi, come dire, rispondemmo entusiasticamente. Le devo fare i complimenti per come è stata organizzata e per tutto quanto, perché Massimo Palanca è chiaro che è da sempre stato un nostro concittadino, però oggi, come dire, mettiamo la pratica a posto. E a volte, come giusto che sia, la forma deve anche essere sostanza. Quindi ben venga questa cittadinanza che mancava e che tutti noi, come dire, abbiamo piacere che oggi la possiamo festeggiare assieme all'idolo sportivo e non solo della nostra gioventù. Secondo ringraziamento lo voglio fare personalmente a un carissimo amico, grandissimo tifoso, che è Michele Camera, il quale nel 1997, assieme a tantissimi altri amici, creò un club dedicato a Massimo Palanca, al Lido. Poi questo club, come dire, negli anni è cresciuto, si è consolidato, tant'è che oggi ci stanno in giro per l'Italia tanti club dedicati a Massimo Palanca. E Michele, come dire, rappresenta un po' il tifoso come lo siamo tutti quanti noi, il tifoso vero, genuino, passionale. È stato quello che ha coniato il famoso brand Finché morte non ci separi, ma lui ci ha aggiunto anche qualcosa di suo. Come dire, quando ci si sposa, il prete, come dice, nella buona come nella cattiva sorte. E Michele è stato così, perché nei tempi bui, gli anni della C2, gli anni dei fallimenti, arrivava periodicamente sempre la telefonata di Michele: vieni che c'è Massimo, c'è Palanca, ci andiamo a prendere un caffè. E quindi noi andavamo in giro per la città, un caffè, un pranzo, una cena, c'era sempre l'incontro ogni anno con Massimo Palanca. E quindi ha tenuto vivo, come dire, questa la fiammella dell'essere tifoso del Catanzaro Calcio. Ma chiaramente il ringraziamento, come dire, in assoluto lo voglio fare a Massimo Palanca. Lo voglio fare a Massimo Palanca perché intanto lui rappresenta e ha rappresentato per tutti quanti noi il calcio romantico, il calcio bello, il calcio degli anni Ottanta, il calcio dove noi ci divertivamo. Oggi sì, andiamo allo stadio, siamo tifosi, ma io personalmente mi diverto un po' meno, poi dopo 30 anni di Lega Pro e C2, insomma. Però lui rappresenta e ha rappresentato il calcio genuino di una volta. Massimo ci ha insegnato nella sua semplicità a essere soltanto tifosi del Catanzaro, a tifare la propria squadra della propria città, non tifare, come dice lui, gli squadroni del nord, tifare la squadra della propria città. Si tifa una sola squadra, no alla doppia fede, o tifi Catanzaro o tifi un'altra squadra. E per questo ti ringraziamo e ti ringraziamo anche perché, come dire, ci hai sempre consentito, soprattutto nell'era dei social, di rispondere ai nostri amici di Cosenza, ai nostri amici di Reggio Calabria, quando loro ci dicevano sempre: resta solo ai tempi di Palanca. È vero, siamo rimasti ai tempi di Palanca, ma l'essere rimasti ai tempi di Palanca ci ha rafforzato nel morale, ci ha rafforzato nel nostro essere tifosi del Catanzaro, e oggi siamo qua a godere le vittorie sportive del Catanzaro Calcio. Sono sicuro che da qui a breve faremo il salto in Serie A e ritorneremo agli antichi fasci grazie a quegli anni, grazie a quello zoccolo duro che si è creato in quegli anni, grazie ai nostri genitori che ci hanno insegnato a tifare Catanzaro, e noi lo abbiamo fatto con i nostri figli e speriamo di farlo anche con i nostri nipoti. E la città questo lo ha capito, e l'ho capito talmente bene che
lo zoccolo duro della tifoseria catanzarese, gli ultras, che non amano, ma questo capita un po' in tutta Italia, il rapporto, diciamo, con i calciatori. Gli ultras, il tifoso quello doc, ama il rapporto con la maglia. Con Massimo Palanca è stata fatta un'eccezione, l'eccezione conferma la regola. Gli ultras hanno amato e amano tutt'oggi Massimo Palanca in maniera incredibile, tanto da dedicargli alcune coreografie in casa e fuori casa. Io penso che sia uno dei pochi casi nella storia in cui abbiamo dedicato una coreografia a Massimo Palanca a Bologna. Ma quale tombe? Ora è la vera bomba. E qua c'è l'attaccamento viscerale di una città nei confronti di un idolo, di... Ma soprattutto ti voglio ringraziare perché negli anni d'oro mi hai fatto gioire in curva con tantissimi amici e soprattutto mi hai fatto gioire abbracciare con quegli amici che non ci sono più, Massimo Capraro, Giovanni Tunno, Mimmolino Coppola. Grazie. E non mi resta che dirti chiaramente... Buona vita, Massimo Palanca, good serve the king, Dio salvi il re. Ogni tanto con Riccio andiamo d'accordo. E l'ultimo intervento, do la parola al consigliere Gregorio Buccolieri e dopo si procederà alla votazione. Sì, signor Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, signori cittadini presenti in sala e che ci seguite in streaming, Massimo Palanca. Io non so se ho le qualità necessarie per condensare in pochi minuti una responsabilità che mi è stata affidata stasera, quella di trasmetterti ulteriormente l'affetto, la stima e l'amore di questa città per questo numero 11. Ci proverò. Strano popolo gli italiani, affrontano la guerra come una partita di calcio, una partita di calcio come la guerra. Sono parole di Winston Churchill. Un paese strano il nostro, che si lega e ha bisogno di legarsi in maniera identitaria. E Catanzaro lo ha fatto con Massimo Palanca negli anni 70, nel periodo in cui ci doveva essere, in un periodo molto difficile, specialmente per l'Italia meridionale. Ha scelto come eroe l'antidivo, oggi così si direbbe in letteratura, nel cinema. Disperata quella terra che ha bisogno di eroi, ma noi lo abbiamo fatto con l'antieroe, con l'antidivo, schivo, sempre discreto. Eppure, e questo io lo ricordo da bambino, si fermava a parlare con chiunque, con il professionista, con l'operaio che usciva dal cantiere, col fruttivendolo, era nelle strade, era con tutti. Massimo Palanca è stato il nome di un gruppo ultras, ha dato il nome a diversi club, ha dato il nome a diverse pietanze, ha dato il nome anche in narrativa a Lu Palanca. Massimo Palanca a Catanzaro, entei vichi, entei rughe, entei vinedi, direbbe il poeta. È nell'aria che respiri, è nel cuore di ognuno di noi. Chi ha avuto la fortuna di viverlo, io posso ricordare le gesta del secondo Palanca. Quando da ragazzino camminavo sul corso, e si ventilava, c'erano i rumors di mercato nel mese di novembre del ritorno di Palanca, e in quello scorcio di permanenza alla fine della carriera ci ha fatto sognare. Ogni volta che quel piedino 37 impattava il pallone, si sentiva il rumore, la palla sferzava l'aria, noi dalla curva chiudevamo gli occhi sognando che la rete si gonfiasse, e il sogno diventava realtà, la rete si gonfiava. E noi ci vendicavamo, noi catanzaresi, ma io direi noi calabresi, in quegli anni.
Ognuno di noi ha dei ricordi legati a Massimo Palanca, a quel Catanzaro, a quei Catanzaro, perché sono stati diversi anni. Mio padre comprò il primo televisore a colori perché Massimo Palanca doveva esordire in nazionale e doveva vederlo con la maglietta azzurra. Era coccolato da tutti. Io ricordo un amico comune con Massimo Palanca. Massimo Palanca lo ricorderà, Pietro Rubino, icona della città di Catanzaro che non c'è più, e che diceva a noi tifosi bambini: i ragazzi vanno sempre incoraggiati. Uguagliuna non ha segnato stavolta, segnerà domenica prossima. E allora, non prima di aver ringraziato il sindaco e tutto il consiglio comunale, Massimo, permettimi una battuta: Roma, New York, Milano non hanno mai avuto Massimo Palanca e pertanto non saranno mai come Catanzaro. Grazie, consigliere Buccolieri. Possiamo ora procedere alla votazione per appello nominale. Vi prego di rispondere al microfono. Gli scrutatori Daniela Palaia, Igea Caviano, Anna Chiara Verrengia. Prego, segretaria. Risposta al microfono. Per favore, silenzio. Assisi Francesco. Favorevole. Barberio Antonio. Favorevole. Bosco Gianmichele. Sì. Buccolieri Gregorio. Capellupo Vincenzo. Favorevole. Carpino Alberto. Caviano Igea. Sì. Celia Fabio. Sì. Cicerella Emanuele. Concolino Lea. Corsi Antonio. Sì. Costa Giovanni. Sì. Costanzo Manuela. Costanzo Sergio. Sì. Donato Valerio. Favorevole. Fiorita Nicola. Favorevole. Ladadio Manuel. Levato Luigi. Favorevole. Lobella Alessandra. Favorevole. Lo Stumbo Rosario. Favorevole. Mancuso Rosario. Favorevole. Palaia Daniela. Favorevole. Parisi Gianni. Polimeni Marco. Procopi Giulia. Riccio Eugenio. Scarpino Francesco. Sergi Danilo. Sì. Serò Raffaele. Favorevole. Serraino Tommaso. Serraino. Favorevole. Talerica Antonello. Favorevole. Veraldi Stefano. Favorevole. Verrengia Anna Chiara. Favorevole. Non è entrato nessuno, 26 voti favorevoli. All'unanimità Massimo Palanca è cittadino onorario di Catanzaro.
Massimo. Massimo, ti puoi avvicinare. Ora viene il difficile, per me viene il difficile, non sono abituato a parlare davanti come si chiamano? Agli amministratori della città, ecco, mi è venuto fuori. Io vi ringrazio tutti, perché penso che sia la prima volta che si raggiunge l'unanimità in un consiglio comunale. No? Almeno in questo ho ottenuto qualche cosa. Vi ringrazio tutti per la stima che avete ancora nei miei confronti dopo tantissimi anni che ho smesso di giocare, che però frequento sempre la città con la mia famiglia. Tutti gli anni noi scendiamo a Catanzaro perché ci piace tornare a Catanzaro, insomma, se poi capita anche durante l'anno, bene, scendiamo sempre molto molto volentieri. Ci sono state delle belle parole da parte di tutti i consiglieri che hanno parlato. Devo fare un appunto soltanto a Seraino, al consigliere Seraino. A me, dal bambino fino all'anziano, mi danno del tu mi davi del lei. Hai stonato un po', però grazie. L'importante era il succo che dai discorsi ho percepito. È un affetto che veramente è una cosa che cresce di anno in anno. È una cosa che non riesco a spiegarmela. Io soprattutto lo vedo anche nei bambini. Questa è una cosa che non mi hanno mai conosciuto. Magari dai discorsi dei genitori e purtroppo anche dai nonni, vuol dire che andiamo avanti con l'età. Perciò ieri ho fatto 70 anni, perciò capitemi se notate qualche incrinatura della voce, perché ormai vado io. Grazie, grazie. Tutti questi attestati mi fanno capire che ho fatto qualche cosa per Catanzaro, perciò devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità di farlo, cioè le società, le varie società, i vari presidenti, i vari allenatori, i tifosi, tutti quanti, però... Consentitemi di ringraziare soprattutto i miei compagni di squadra. Senza i quali non avremmo potuto ottenere niente. E secondo me l'esempio più lampante di questo
è un'altra figura storica che Adriano Panelli. Con lui voglio racchiudere tutti i miei compagni di squadra dall'inizio fino a quando ho smesso nel 1990. E che altro posso dire? Il fatto di ringraziare è una cosa normale, perché io veramente mi sento parte di questa città. Io vorrei vedere la città ritornare come era un tempo. Quando io volevo fare una passeggiata per il corso, mi ricordo che partivo da Piazza Matteotti e arrivare fino alla fine del corso verso Piazza Roma ci volevano 2 ore. Adesso vedo che non c'è più quel passeggio, non vedo più quella partecipazione del cittadino a fare la passeggiata lungo il corso. E inoltre vedo anche tante attività commerciali chiuse. Cioè, io vorrei vedere crescere questa città. Per questo io invito gli amministratori, voi tutti quanti, quelli che verranno, di poter far ritornare Catanzaro come il capoluogo di regione della Calabria. Dodici anni fa mi è stata conferita un'altra onorificenza, cioè mi sono state consegnate le chiavi della città. Adesso nel 2023 la cittadinanza onoraria, e poi dopo che cosa c'è? Attento Nicola, sarebbe un onore. No, adesso secondo me augurare a un amministratore così, fare gli auguri di diventare sindaco, secondo me è una maledizione. Perciò, però ci sono anche momenti belli. Sì, ci sono momenti belli, sono momenti brutti, però io ti auguro che tu possa iniziare a far intraprendere quella via a Catanzaro per poter, come dicevo prima, ritornare il capoluogo della Calabria. Grazie a tutti. Non abbiamo finito. Vi prego di stare seduti. Adesso ci sarà la consegna di una pergamena che attesta la cittadinanza onoraria a Palanca. Che verrà sottoscritta dal sindaco, dal presidente del consiglio e da Massimo. No, qui
Invito i presenti ad accomodarsi, per favore, e invito ad avvicinarsi la signora Palanca. Prego. Vieni, la vengo io. Questa è per lei. Signora, signora, vogliono le cose. Mamma mia. Basta. Chiederei di avvicinarsi al maestro Gerardo Sacco. Maestro, mi permettete? Mi permettete di ringraziare il maestro Gerardo Sacco, che è sempre molto, molto, molto disponibile. Ogni qualvolta l'amministrazione gli chiede di condividere con le sue straordinarie creazioni artistiche dei momenti particolari per la città. Anche il maestro Sacco non è un catanzarese, ma con la città un grandissimo legame che davvero anch'esso mi emoziona, perché lo avverto nelle sue parole, nelle sue disponibilità, anche nelle sue opere, come oggi che dobbiamo consegnare al nostro nuovo concittadino onorario, e che richiamano già, vogliono essere anche un legame tra la giornata di oggi è quella che Massimo Palanca ha ricordato quando alcuni anni fa gli furono conferite le chiavi della città. Io vi dico solo una parola. Innanzitutto ringrazio Catanzaro, perché non è che faccio come i cantanti che quando vanno in uno stadio a cantare in un teatro dicono grazie Catanzaro, e poi magari, perché Catanzaro è il pubblico più bello, più che io amo, adoro, e poi sono scordati che magari si era scordato che era stato magari a Siracusa la sera prima. Io so benissimo che sto a Catanzaro, amo i catanzaresi, e tanti anni fa ho avuto le prime scoppole a Crotone, perché praticamente dicevano che e io ero tifoso del Catanzaro ed ero un disonore. Vi assicuro che se gioca Catanzaro a Crotone, io dico per il Crotone, ci mancherebbe altro. Però devo ringraziare Catanzaro che mi ha dato la possibilità a me, come ha detto Massimo Palanca, che abita a 1000 chilometri dai grandi centri. Noi vedevamo la Serie A, io la vedevo i secondi tempi della domenica sera. Ora li vede anche quando stanno magari a casa a fare il caffè con la propria moglie, quindi noi sappiamo tutto e ci stufa pure. Allora io devo ringraziare Catanzaro, Palanca soprattutto, che io potevo venire a Catanzaro a vedere la Serie A dal vivo, e quindi con tanti amici catanzaresi. E quando la prima volta che sono partito da Crotone a 17 anni sono venuto a Catanzaro, e un derby, Crotone, Catanzaro Crotone 0-1, ricordo queste cose, segnò Bertoglio. Quindi io non è che sono un traditore, però amo il calcio. Diciamo che il tifoso viene prevaricato dallo sportivo, e lo sport dovrebbe veramente avere il primo posto per tutti quanti. Io ringrazio Massimo soprattutto, che è stato, mi ha sorpreso in modo veramente... ma commosso, perché io non mi sono avvicinato, ci siamo visti così, ma mi secca di soggerando Sacco, ho fatto il premio Celavolo, lui mi ha abbracciato e baciato e mi ha ricordato tutto questo. Solo i grandi fanno certe cose. Io ti ringrazio per la tua grandezza, altrimenti non arrivavi dove sei arrivato, e la gente ti ama così. Allora volevo descrivere che praticamente, sapendo perché la chiave della città l'aveva fatto, quindi io non ho fatto le chiavi della città, ma ho fatto le chiavi di Catanzaro.
perché praticamente è una chiave mia antica proprio, e ci ho messo la moneta di Catanzaro, che la vedete anche lì, l'unica moneta battuta a Catanzaro, quando, appunto, 1508. E poi vedete, qui c'è chiaramente se senza chiave, che fa praticamente il re di Catanzaro con lo stemma, l'aquila di Catanzaro, che è proprio il simbolo per volare sempre più in alto. E poi ho fatto anche la pergamena per quanto riguarda la sintesi della cittadinanza onoraria. Quindi al posto di una semplice medaglia ho fatto medaglia, targa e creazione. A me piace raccontare delle storie, anche se un teografo, da lui è simbolo. Al centro, onore. Grazie Gerardo, grazie. No, veramente è stato... No, no. Grazie maestro. Invito ad avvicinarsi un grande tifoso del Catanzaro, Umberto Falvo. Dei quadri. Prego Umberto. Grazie maestro. Per favore silenzio. Invita ad avvicinarsi Esther Pugliano del gruppo Fieramente Catanzarese. Invito Giuseppe Pisano, gruppo Tipsi. Per favore silenzio. Invito Alberto Capano, Club La Forza.
Invito il signor Giuseppe Talarico ad avvicinarsi. Grazie a voi. Salutatemi la famiglia. Salutatemi, grazie. Abbiamo finito. C'è un altro? Ah, ok. Siete nervosi? Colgo l'occasione per ringraziare anche gli Ultra Scatanzaro, i Volti Noti, il club Massimo Palanca di Sellia e di Catanzaro Lido e tutti i tifosi del Catanzaro. Ringrazio Massimo e il Consiglio Comunale per aver deliberato all'unanimità delibera immediatamente esecutiva. Alle ore 19:48, buonasera e auguri Massimo. Si prega di uscire dall'aula. Capellupo Vincenzo, i tuoi figli?
la felicità.